impara ascoltando ed osservando le persone. Esprime il talento decifrando lo spazio vuoto che c'è tra una parola e l'altra, tra un respiro e un sorriso, ma soprattutto interpreta il desiderio delle persone che non è mai espresso a parole, ma a sguardi e a vibrazioni. Lei è Gabriela Reznec, la sarta della borsa, rumena trapiantata in Italia da oltre 25 anni. Cresciuta tra mille contraddizioni, tra le mura e la rigidità di una caserma militare e la libertà dei campi di grano, tra la sveglia che suonava prima del canto del gallo e le notti passate a ballare con la luna vestita di stelle. Partiamo un po' dalle origini, raccontando anche un po' la tua storia da quando tu eri in Romania. Mi hai raccontato appunto che tu volevi fare l'architetto, e poi cosa è successo? Allora, io sono figlia di un ufficiale dell'esercito. Mio nonno era un minatore che amava fare di tutto. Lui praticamente lavorava a legno, riparava le scarpe. Mio papà invece aveva una grande passione per il ricamo. Sembra assurdo, ma lui era un grande ricamatore. E quindi sono cresciuta con loro disegnando, facendo tantissime cose. E quindi il mio sogno era proprio quello di fare case, di fare cose. Non è stato proprio così come volevo io, perché poi ho lasciato la Romania quando avevo 18 anni, sono andata a vivere in Ungheria e poi invece a 23 anni sono approdata in Italia. Eccomi qua, alla fine poi i sogni, penso che i sogni siano destinati ad avere un proseguo, magari non nella stessa maniera nella quale volevamo all'inizio, però alla fine ci sono qua. Una guerriera sognatrice che adora viaggiare e che a un certo punto della sua vita ha deciso di lasciare il posto fisso per dedicarsi al restauro delle borse, la sua più grande passione. Ristrutturare borse significa dare vita a quello che noi già abbiamo, riprendere dai nostri armadi, dai nostri cassetti, le borse, i giacconi, l'abbigliamento in pelle, le scarpe, i pantaloni, e dare loro una nuova vita, perché no, facendole diventare borse. Tu con le tue mani fai magie. Allora cosa succede? Vogliamo dirlo? Le tue amiche ti portano delle borse oppure dei capi di abbigliamento che non utilizzano più, e a quel punto tu realizzi cose di questo genere. Vogliamo dire cos'è? Era un pantalone di pelle che ho trasformato in questa borsa che penso sia molto molto attuale. Tutto il pelame è stato riutilizzato, dal bottone, dalla tasca, alle gambe, tutto. Persino l'interno della borsa è con la fodera del pantalone. Anche se da credito e ci ho creduto sempre. Questo invece è un oggetto in fase di ristrutturazione. Era un capotto, abbiamo tolto il collo, l'abbiamo mandato in lavanderia per essere ripulito, e adesso diventerà una borsa un po' più particolare. Bisognerà sicuramente avere un po' di carattere per poterla indossare, però penso che farà la sua bellissima figura. Questo che stai per mostrarci invece è un oggetto davvero prezioso. Sì, questa borsa è per me ha una grande importanza, perché è stata realizzata da più maestri, un maestro di oreficeria e un ebanista, anzi uno scultore ebanista, e insieme siamo riusciti a tirare fuori questo piccolo gioiello, che è praticamente l'oggetto per cui mi riconoscono un pochino in tutto il mondo. È stata realizzata con il pavimento di una villa barocca
Al centro c'è un'ivorina, le ivorine sono delle piccole miniature dell'Ottocento. Lei in particolare è una donna che io ammiro tantissimo perché Madame Récamier è una donna molto discussa, era la figlia illegittima del banchiere di Napoleone, che poi lui ha sposato per poterle lasciare l'eredità, quindi c'è anche una bellissima storia dietro. Invece questa spirale è stata realizzata in argento brunito e con i diamanti brown. È un pezzo che io adoro tantissimo, che amo tantissimo. Ha una particolarità che poi magari ti farò provare. No, penso che tu l'abbia già provata. Quando si richiude ha una vibrazione davvero importante. C'è una vibrazione che fa bene all'anima, fa bene al cuore. Io posso dirlo e penso che ho un grande sogno. Vorrei che a indossarla sia una persona meravigliosa. Un giorno ci arriverò a lei. Questa donna raffigurata su questa borsetta nell'Ottocento era definita pioniera della moda. Perché? Perché Madame Juliette Récamier ha avuto il coraggio di portare lo stile impero, fino ad allora caratteristica solo ed esclusivamente dell'abbigliamento intimo, nelle grandi serate, cioè proprio nell'abbigliamento quotidiano, quindi trasparenze, questo stile impero molto morbido e il bianco. Il bianco che fino ad allora era effettivamente utilizzato per il matrimonio o per l'intimo. Adesso svelaci il tuo segreto. Chi vorresti che la indossasse per prima questa borsetta? La regina Rania di Giordania. È il mio grande sogno. È una donna che ammiro tantissimo, è una donna elegante, raffinata. Quindi penso che lei sarebbe la donna perfetta per indossarla.